ragazzi, la vera notizia, no, non è che ho una fantastica CLS53MG. La notizia è che sta squillando il telefono rugged più piccolo del mondo, comodissimo, è chiara? E le rispondo. Pronto? Ferma, ferma. La chiamata capita a fagiolo. Parla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devo spostare la macchina, porca miseria. Kia, ti metto qua un attimo in viva voce. Parlami, dimmi quello che vuoi. Così proviamo anche il viva voce, che intanto sposto la macchina. Il video che va in montagna, beato te. Reggerà il telefono? Chi lo sa. Io vado a finire di mangiare che ho fame. Un bacio, okay. Amore, buon viaggio, fatti vivo. Va bene, ciao. Ciao. Beh, viva voce non male. Sì, ma adesso che c'è la coda, un attimo, attacco Android Auto, perché sì, molto bello il navigatore con anche i palazzi, però Android Auto ha sempre il suo bel perché. Guidami a Bormio Hotel Terme. Navigazione verso Hotel Terme Bormio. E vai, tra l'altro guardate quanto spazio nel portaggetti lascia libero questo microtelefono. Now you got that città, mi sono messo comodo in questo sedile veramente ben contenitivo, ho attivato il cruise control adattivo con anche il mantenimento della corsia, e questa è una cosa veramente comodissima. Qua il limite di velocità è di 110 all'ora, io ho messo il cruise a 100 tranquillo, davanti vanno a 67 e ovviamente la macchina segue il veicolo che precede, ma soprattutto guardate, il volante viene accompagnato nei movimenti proprio dalle strisce sulla carreggiata che vengono lette dalla macchina. Ma non solo, guardate, se io metto la freccia a sinistra cosa succede? Non sto toccando niente se non la freccia, la macchina ha cambiato corsia, accelera fino a mettersi alla velocità che io gli ho impostato e guardate, ha cambiato corsia da sola, comodissima, qua sì che il limite è 70 e allora lo portiamo a 70, volendo ci potrebbe essere anche l'automatismo che, letto il segnale, mi imposta il cruise in maniera completamente automatica. Ma vi ho detto prima, placidamente, sì, placidamente, perché io ho il manettino in eco, perché basterebbe dare 4 click, mettere in Sport Plus, il limite si è elevato a 90 e allora la 70-90 la faccio di cattiveria con i 435 cavalli, metto anche il cambio in manuale, sono già abbondantemente oltre scusatemi anche la tosse, il limite, quindi è meglio rientrare nei ranghi, perché 435 cavalli più i 22 dati dal motore elettrico, perché qua abbiamo un mild hybrid, li scatenerò domani sul ghiacciodromo di Livigno. Oggi cosa faccio? Mi godo il viaggio con il mini telefono e anche l'NFC, poi farò vedere una cosa interessante, ma ho portato ovviamente anche un telefono di backup iPhone che ricarico grazie alla ricarica wireless lì nel cassettino. Ah, sosta, caffè, ovviamente la chiusura della macchina è keyless, ma vedete qua c'è anche il simbolo NFC, perché registrando precedentemente la macchina, non ho potuto farlo perché ce l'ho avuta in prova 3 giorni, registrando l'applicazione sullo smartphone si può aprire e chiudere, anche avviare direttamente dall'NFC del telefono. Provo con questo sensore impronta digitale, tac. No, questo è della... Ah, e qual è quello, il post del... questo? Ok, funziona. Ah, e si riprende il viaggio, riattacchiamo il nostro microtelefono che mi sta dando delle soddisfazioni. Tra l'altro, guardate, qua bisognerebbe mettere il telefono, vedete il simbolo NFC, per far partire la macchina se fosse tutto predisposto. E soprattutto, mettendo la retromarcia, guardate, una camera a 360 gradi, veramente dalla definizione notevolissima. Andiamo, mi aspettano ancora 162 km. No, alt, fermi tutti, spengo le luci di cortesia e vi faccio vedere come si possono personalizzare le luci soffuse, quelle tutte qua davanti, bellissime. Ci sono varie zone, quella dietro i grossi display che fanno da cruscotto, quell'onda qua, ma anche le bocchette dell'aria sono retroilluminate e si possono personalizzare in un sacco di colori, per esempio una parte rossa, una parte blu, un filo tamarre, tutto rosso, oppure una parte blu, una parte gialla, tutto verde, insomma, potete sbizzarrirvi. Io che sono una falena, sto impazzendo. Vai, Ocean Blue.
E colgo l'occasione della galleria anche per una considerazione. Google Maps che sto usando adesso, il traffico comodo, a portata di dito, tutto quello che volete, ma per esempio in situazioni di gallerie lunghe, guardate, perde il GPS e perde la Trebisonda. Questo anche Waze invece non perde né GPS né Trebisonda, il navigatore di serie, perché oltre a funzionare col GPS, il navigatore di serie riceve segnali da una serie di sensori della vettura e quindi riesce sempre a individuarci. E la mia voce funziona. Pronto? Ciao Guido. Ok, a te sempre in miniera, mi raccomando. Mi va male. Ciao Guido. Tu continua a parlare, io comunque ti sento benissimo adesso. Anch'io. Ciao Guido, grazie. Le ricezioni delle promosse, anche perché ha fatto un tratto con un sacco di gallerie, montagne, colline. We can make it for the world to see, 'cause now I know you'll be a part of me. I wanna share. Ragazzi, comunque al buio volevo farvi vedere questi LED a matrice, guardate, si aprono e praticamente mi illuminano la strada in una maniera eccezionale. Guardate se rallenta e quindi non c'è più bisogno di tanta luce. Guardate, piano piano track, è come se una tendina si chiudesse e si aprisse. Ma è fantastica questa cosa. Tra l'altro, quando si incrocia un veicolo dall'altra parte, ovviamente i fari automaticamente si abbassano. Ma direi che qua qualcosa mi dice che sono arrivato. Parcheggio e... riuscirò a farmi un bagno nelle terme o sono arrivato troppo tardi e saranno già chiuse? Ma lo scopriremo solo entrando. E nel frattempo vi faccio vedere come dall'inizio del viaggio ho fatto i 10 con un litro. Mentre lui ha un buon sensore di luminosità, vedete, l'ha abbassata parecchio visto che è buio e consuma... Vabbè, in macchina l'ho lasciato attaccato alla USB, che tra l'altro è di tipo C, attenzione. E sì, non è un radio di autonomia, ma si fa una giornata, sera a sera, secchi. E ce l'ho fatta, sono arrivato in ritardissimo, ma non mi posso perdere le terme perché lui è rugged e quindi P68, quindi impermeabile. Ho 10 minuti per buttarmi nella piscina più calda che avevo. Va bene, provvederemo. Okay. Devo buttare lui. Grazie. Reggerà? Non vogliamo avere responsabilità, no? Siete tutti testimoni, responsabilità è sua. È una vlogger nata. Lo smartphone più piccolo del mondo, resistente al tutto, acqua, urti. Guarda. No, no, non prenderlo. Anche per te, non c'è problema. Veramente? Veramente? Sì, è resistentissimo, è fatto apposta. E tra l'altro te lo tieni in tasca, per esempio vai a sciare, tieni in tasca, tieni traccia col GPS. Sì. No, e ci touch. Credo. Sì. È un Android. Tipo talmente piccolo che... Esatto, che può sparire facilmente. Grazie, scappo. Prego. Sono rimasti 5 minuti. Allora, facciamo che inizio con l'acqua. Ma questa è gelida. Sarà tipo a... boh, non so, 1-2 gradi. Di qua è bollente. Cioè, di qua è bollente e di qua è gelida. Praticamente lo sto temprando. Ma questo è il paese dei balocchi per chi deve provare un telefono rugged, che nel frattempo è stato ricoperto da circa 10 minuti di ghiaccio. C'è ancora? C'è ancora. Si accende ancora? Si accende ancora. Temperatura? Fredda. Andiamo fuori, al caldo. Anzi, quasi quasi prima gli faccio lo scherzone. Lo metto lì e tiro la corda. Cattivissimo. Però devo dire che l'antro della Sibilla mi ispiro, quindi prima di andare fuori vado dentro. Cosa ci sarà? Oltre a un gran buio, un gran caldo, una grandissima umidità. Ma praticamente sono in un bagno turco. Si è appannata anche tutta la camera. Mentre lui imperterrito regge. Io no, esco. Ecco, non benissimo dover uscire a meno 6 gradi, praticamente nudo, però mi butto. Mazza, che freddo. Ah, da dove si entra? Tutto qua, non ce la faccio più. Figata totale. Mamma mia come si sta bene. Ma vi dicevo, vi parlo un pochino delle specifiche. Vedete, ha un display da 2,45 pollici, 240x432 pixel, ovviamente basta la definizione, ma comunque basta per le dimensioni del telefono. Due camere, una dietro da addirittura 16 megapixel e quella frontale da 8 megapixel. Ovviamente è 4
G UMTS. Non vi ho dato le dimensioni, ve le faccio vedere perché sono qua all'inizio. 96x45x18 mm, 108 i grammi, la batteria da 2000 mAh, ma tutte queste specifiche tecniche diciamo che vanno un po' in secondo piano rispetto a quella che secondo me è la specifica top, ovvero la resistenza, IP68, tutte queste vasche, tutto questo caldo e freddo, non gli hanno fatto assolutamente niente. Tra l'altro sui bordi, vedete, ci sono dei gommini che fanno sì che anche se cade non subisca danni. E poi, ha il sensore di impronta digitale davanti che gli consente di essere sbloccato, di utilizzare tutti quei sistemi di pagamento, avete visto, anche con NFC. Ovvio, sul display non ci stanno tantissime icone, vedete, è 3x3 la griglia, però devo dire che va anche abbastanza veloce, 464, processore MediaTek, 2 giga di velocità di clock, ma non è nemmeno dei MediaTek più inchiodati. Qua le notifiche sono arrivate, adesso mi asciugo, vado in stanza e vi racconto come si può usare con una tastiera così piccola. Anzi no, prima faccio una storia Instagram da lui. No ragazzi, credimi, ha funzionato perfettamente, anche la qualità non è male, soprattutto non si è inchiodato. No ragazzi, è troppo freddo, devo fargli fare un passaggio e anch'io devo fare un passaggio in sauna. Anzi, nell'acqua bollente. Non ci metto le dita, sennò mi ustiono. Alla faccia dello shock termico. Adesso scotta! Ha retto. Ha fatto sauna, bagno turco, piscina e ha retto. Ragazzi, le prove per questo Atom non sono ancora finite perché alle mie spalle, che mi illumina, un enorme gatto delle nevi. Eh sì, andiamo a mangiare a quota 2008, dove ci saranno meno 10 gradi. Lo lascio all'aperto. Reggerà? Ma tu guidi il gatto delle nevi? Certo, sì. Fantastico. Quanti cavalli ha? Questo qua è 300, dovrebbe averlo. Però io sono venuto qua con un mezzo che ha molti più cavalli del mio gatto. 435. Ho vinto io. Hai vinto. Però mi sa che lassù non ci sale. Che silenzio surreale. Che posto fantastico. Perfetto per lasciare il telefono a meno 10. Tanto lo controllo dallo smartwatch se mi arrivano le notifiche. Andrea, ma secondo te mi denunciano per abbandono di minore? È la povera Alfredo. Secondo me... Io infatti appena ci siamo seduti ti ho chiesto subito se avevi un figlio, onestamente. Adesso ti sei, hai capito il perché. Ragazzi, escursione termica direi niente male. E vediamo se funziona ancora, direi di sì. Ovviamente qua sopra c'è pochissimo campo, quindi probabilmente non riuscirà ad aggiornarsi Instagram, però no, in realtà va anche abbastanza bene. Il 4G gira decisamente in maniera interessante. Radio FM, faccio vedere nelle impostazioni le caratteristiche, vediamo se riesco. Andiamo qua nelle informazioni sul telefono. Android versione 8.1, ecco, forse patch di sicurezza migliorabili, 5 maggio 2018. Ma devo dire che ha anche lo sblocco con il volto. Guardate qua, in sicurezza e protezione, qua sblocco volto, io l'ho registrato, e qua c'è pochissima luce, non ha l'illuminatore infrarossi, ma la luce si accende per sbloccarmi. Però devo dire non affidabilissimo, molto più affidabile il sensore davanti di impronta digitale. Volevo far vedere una cosa, la scrittura in un campo di testo. La tastiera è microscopica, però devo dire che se si scrive lentamente, adesso il touch è anche affetto secondo me da lentezza causa freddo, però il correttore del testo fa sì che si riesca anche a scrivere qualcosa. Ovviamente si possono sempre andare a scaricare delle applicazioni che attivano la tastiera con il T9. Vabbè dai, veniamo alle conclusioni. Secondo me è geniale, vi spiego perché. Ovviamente non come primo telefono, ma come secondo telefono, magari di emergenza, magari quando si va banalmente a sciare perché non lo si tiene in tasca, o ho pensato anche sul manubrio della bicicletta o dello scooter o della moto, come telefono permanente da tenere lì, che può fungere anche da antifurto, che può fungere anche da ciclocomputer con tutte le applicazioni GPS. Beh, può avere un senso. E non vi ho detto cosa serve questo pulsante qua arancione di fianco ad attivare una funzione
con questa applicazione che lo trasforma praticamente in un walkie talkie. Sì, ma adesso ho da mangiare, leggero, perché domani ho il corso e vi racconterò la tecnologia della CLS che avevo oggi in prova. Manca qualcosa? Sì, la prova di caduta, perché lui è garantito essere resistente fino a 1,5 metri di altezza. Proviamo? Vai! Un gioco da ragazzi. Ciao, a domani! Figata, il ritorno ve lo faccio in cabina, comodissimo. Ma se va il cinturino di sicurezza? Ma peccato che non posso guidare. Ma siamo partiti dalla ripresa, non si capisce, ma la pendenza già inizia a essere importante. Prima in salita direi un bel 100%. Ci sta a 45 gradi? Sì, sì. E come si guida? Tu hai un solo pedale che fa da acceleratore e freno, no? Un solo pedale che fa da acceleratore e freno, e che c'ho questo po' di tensiometro per aumentare e diminuire la velocità. Ah, con le dita? Sì. Col volantino comandi cosa? C'è i cingoli? In pratica da questa parte qua c'è quello che comanda la presa, la velocità della presa e accendere la presa dietro. Ok. Che è quella cosa che appiattisce la pista, giusto per parlare in termini molto maccheronici. Dalla parte invece sinistra, avanti, indietro con un pulsante, è la velocità del gatto, in pratica, la velocità di marcia. Ok, e invece queste due manovre pomellone? Questa qua, per la presa, alzi la presa, poi c'è pressione, contropressione, flottante. Questo qua invece per... alzare davanti la pala. Si può... Girare. E qui abbiamo temperatura del liquido carburante, può essere? Olio idraulico. Olio idraulico. E vabbè, il voltaggio della batteria. Mentre lì giri motore, varie giri temperature motore, dell'acqua, eccetera, eccetera. Sì. Com'è guidare un gatto delle nevi? Ma all'inizio fa un po' impressione, perché pensi di avere il controllo della situazione. Sono tutto sotto controllo, invece. Invece va un po', va un po' dove cavolo vuole, diciamo. A volte fa un po' quello che vuole lui. Ma scarroccia lateralmente quando prendi le, diciamo, le inclinazioni laterali? No, perché c'ha dei chiodi che sono grossi come delle castagne. Meno male, ero un po' preoccupato. Io a cercare di non prenderla di taglio le pendenze, certo. Però è bello, è fatta apposta. Che poi tra l'altro mi sono anche dimenticato di dirvi il prezzo, e è il prezzo che lo rende secondo me molto appetibile, perché sul sito Unihertz, dove l'ho preso, mi sembra che sia sold out tra l'altro in questi giorni, è... $250, quindi 220-230 euro, che per avere un telefono di emergenza, di scorta, super resistente, che foto le fa... no, le foto non le fa benissimo, ma tutto il resto ci sta dentro, mille usi, beh, no. Grazie mille, è stato veramente fighissimo. Grazie. Grazie. E noi ci vediamo domani con la CLS.